Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Entro fine mese dovrebbero partire i nuovi bandi del PSR per finanziare le imprese agricole liguri. Lo ha dichiarato a margine dell'Expo Valle Arroscia l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. Sentiamo. Sul fronte PSR, perché poi di lì arrivano i fondi, dovrebbero arrivare i fondi per effettuare anche degli investimenti, per esempio protezioni per la grandine e quant'altro. Avete fatto un accordo con un'altra regione, ci sono speranze concrete? Sì, diciamo che con AGEA non riuscivamo più ad andare avanti, siamo andati a fare un incontro con i tecnici di AGEA, di questa agenzia ministeriale, alcune settimane fa. Loro ci hanno detto chiaramente che non riescono a supportarci, non riescono a darci programmi informatici. Quindi ci siamo guardati intorno, in realtà erano diversi mesi che stavamo sondando alcune regioni, abbiamo trovato la regione Marche che è stata disponibile, ha un sistema non completo, ma un sistema che è quello che serve a noi, che ci dà i supporti informatici, quindi la possibilità di avere un portale per inserire le domande e per fare le istruttorie, cosa importantissima, e quindi speriamo e crediamo che questo sistema possa risolverci qualche problema. Tempistica, assessore. Allora, in queste 2 prime settimane di settembre abbiamo previsto la formazione, perché il sistema cambierà totalmente, la piattaforma informatica del SIAN non esisterà più, quindi ci sarà questa del SIAR della Regione Marche. Quindi i loro tecnici verranno su a fare i corsi di formazione, sia per i nostri tecnici degli ispettorati della regione che per i tecnici delle categorie agricole e dei professionisti privati, e speriamo di riuscire a partire con i primi bandi entro fine settembre, inizi di ottobre. Il problema è la gestione dell'esistente. Tutte le aziende che hanno presentato domanda dal dicembre 2015 ad oggi, che non si vedono ancora le risposte. Abbiamo fatto delle istruttorie, abbiamo verificato in modo cartaceo, come sapete, le domande che sono pervenute, che sono 476 per gli investimenti, 199 per i giovani. L'abbiamo verificato e c'è un alto tasso di errore, un 30% circa di pratiche non complete. Quindi abbiamo chiesto alle categorie agricole quanti giorni avessero bisogno per completarle, quindi per fare le integrazioni. Ci hanno chiesto 60 giorni, quindi da qui a metà settembre riusciremo a terminare l'istruttoria di queste domande e quindi a fare una graduatoria. Solamente a graduatoria fatta, quindi a tutte le istruttorie di tutte le domande espletate, riusciremo poi a finanziare gli interventi. Un piano ben preciso, con una lettera inviata alle famiglie affinché per l'inizio delle attività di asili e scuole i genitori possano rispettare le nuove disposizioni di legge per i vaccini. È quanto predisposto dall'assessore regionale alla salute e vicepresidente Sonia Viale. Ascoltiamo. Assessore Viale, prima gli asili nido, poi la ripresa dell'anno scolastico, c'è una novità, la vaccinazione obbligatoria. Lei ha scritto alle famiglie, ecco, il messaggio qual è? Qual è la situazione? Sì, io mi sono data una priorità, la scadenza del 10 settembre per la fascia dei minori 0-6, scuola non dell'obbligo, se uno non è a posto non entra nell'asilo nido. Per me era una grande preoccupazione. E allora abbiamo pensato come regione di inviare a casa delle famiglie un certificato che comprova l'adempienza o la non adempienza con prenotazione diretta della visita. Questo consente a tutte le famiglie e a tutti i bambini di poter usufruire del servizio di welfare principale, che è l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, e ritengo di aver fatto così un servizio utile. C'è una grande collaborazione con i comuni, ho scritto anche a tutti i sindaci perché in uno spirito di leale collaborazione vengano accettate questi certificati che hanno assoluto valore perché sono rilasciati dalle competenti autorità delle ASL. Il presidente della provincia di Imperia, Fabio Natta, ha fatto il punto questa mattina sulla situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti. Natta, in particolare, ha smentito la possibilità di forti rincari delle tariffe, spiegando che è in corso un iter per l'adeguamento delle tariffe in base ai costi da sostenere anche per il nuovo impianto di collette Ozotto. Vediamo. Presidente Natta, punto della situazione per quello che riguarda i rifiuti, discarica pubblica di Collette Ozotto, fra l'altro l'unica della Liguria, e in prospettiva l'impianto di trattamento. La provincia che sta facendo? La provincia sta lavorando su più fronti, sia sulla fase finale del conferimento dell'impianto, sia sulla fase della creazione e della messa a regime degli ambiti.
tra vari comuni, i processi di aggregazione tra i comuni, che è una novità per il nostro territorio, ma non è una novità per il Paese, tant'è che siamo molto indietro rispetto al resto del Paese. E diciamo, al lavoro su più fronti. È di attualità il discorso relativo alla tariffa del Lotto 6. Sapete che abbiamo approvato in Consiglio Provinciale le dichiarazioni di pubblico interesse sul biodigestore, quindi è un lavoro in prospettiva già avviato e che sta continuando, però sull'Lotto 6 era stata approvata una tariffa provvisoria. E perché provvisoria? Perché nel momento in cui poi era stato realizzato l'impianto vi erano state, diciamo, delle modifiche legislative di leggi normative nazionali e regionali che imponevano delle varianti. Quindi quella tariffa, che è una tariffa che grava poi sulle casse dei comuni e sulle tasche dei cittadini, è stata, diciamo, necessita di una definitività. Quindi aumenti in vista per i cittadini? Che ci possa essere un leggero aumento era una cosa che si dava per scontata e si dà per scontata, poi magari non succederà. Diciamo che è una valutazione complessa che poteva portare a dei aumenti consistenti oppure degli aumenti, diciamo, tutto sommato tollerabili. Questo è un procedimento molto particolare, oggetto di non segretezza ma riservatezza, perché siamo in una fase endoprocedimentale. Sono state fatte delle valutazioni da parte di una ditta incaricata dalla provincia. La provincia ha cercato anche di condividere con i maggiori comuni, cosa che poteva tranquillamente non fare, ma che per correttezza è sembrato giusto fare. La provincia a un certo punto ha dato un incarico a fronte di una proposta della ditta, perché è un rapporto contrattuale tra parti. La ditta dice: a nostro avviso la tariffa dovrebbe aumentare di Y, io non do dei numeri perché non mi sembra corretto ancora in questa fase, ma tra le altre cose i numeri che sono emersi su alcune fonti sono anche non corretti, però la ditta propone... È una trattativa, insomma. Ma non è una trattativa, è disciplinato dalla legge, cioè quello che sta facendo la provincia è un lavoro difficile e complesso di valutazione della variante dei costi in conseguenza della variante, perché praticamente hanno fatto dei lavori in più, bisogna vedere se questi cubano, scusate il termine, sulla tariffa. E quanto cubano? E questo è il punto di domanda. A fronte di una richiesta X abbastanza alta da parte della ditta, la provincia ha lavorato anche dando un incarico a una ditta esterna, la Zimatec, su una puntuale quantificazione di questo aumento. Posso dire, ma lo dico senza appunto entrare nel merito specifico della virgola, che addirittura i dati in possesso, diciamo, le conclusioni fatte dalla provincia, che ha lavorato ancora tutto il mese di agosto con i suoi tecnici, i suoi funzionari, i suoi amministrativi, sono molto basse, ecco, molto basse. Sempre il presidente della provincia di Imperia, Fabio Natta, ai microfoni di Imperia TV, è intervenuto in merito alla situazione di Monesi. Da domani infatti sarà chiusa l'unica strada di collegamento con la parte alta del paese, che resterà quindi isolato. Natta ha assicurato l'interessamento di tutti gli enti coinvolti nel problema per trovare una soluzione alternativa. Sentiamo. Presidente Natta, ormai ci siamo, 5 settembre questa decisione su Monesi che arriva a seguito di perizie. Ecco, voi vi siete trovati davanti delle carte inequivocabili che dicono che questo ponte sul Rio Bavera potrebbe non reggere. E allora adesso che cosa succederà? Avete interessato anche la Regione, l'assessore Gianpedrone so che ha detto che verrà a fare un sopralluogo, insomma non significa abbandonare Monesi. Da 9 mesi fa, quando è accaduto l'evento drammatico che tutti conosciamo, l'alluvione, con dei segni forti, importanti e straordinari nel senso tecnico del termine, perché fuori dalla norma, con questa appunto Monesi, diciamo, insieme alla Vina, che sono stati gli eventi più significativi, purtroppo, diciamo, da quel giorno lì ci si è messi in moto per cercare di ripristinare una normalità ove possibile. Ciò è accaduto praticamente dappertutto, pur con ancora dei segni evidenti che comunque sono oggetto di interventi attuali e futuri, ma non è potuto accadere per Monesi, nonostante l'impegno di vari enti, perché quello che voglio evidenziare è che questa è una vicenda che non riguarda solo il povero, più permetta questo termine, comune di Mendatica o comune di Triora o la povera, povera provincia senza soldi, ma riguarda innanzitutto due regioni, la regione Piemonte e la regione Liguria, perché questo ponte segna il confine tra queste due regioni, la provincia di Cuneo, la provincia di Imperia e numerosi comuni, non solo quelli di Triora, di Mendatica o di Brigalta, che insistono su quel territorio, ma anche tutti i comuni del comprensorio, quantomeno, se non addirittura della provincia. Questo ha fatto sì che si siano tenuti una serie di tavoli, di iniziative, che siano state stanziate delle risorse dalla provincia
in prima battuta, e poi risorse importanti da parte di Regione, risorse da parte del Governo. Questo ha fatto sì che si sia avviata anche una progettazione per creare una viabilità alternativa su Monesi, una progettazione che ha portato... I tempi però sono lunghi, adesso poi lei incontrerà anche una delegazione di Monesi, che cosa dirà loro? Allora, gli dirò quello che sto appunto cercando, un attimo sintetizzando, anche se non è semplice, di dire a voi. Che in buona sostanza si sta lavorando con una serie di soggetti, coinvolgendo tutti i soggetti che ha citato qualcuno anche lei prima, che appunto possono intervenire per questa situazione, che è una situazione complessa, perché davvero qua c'è stato un disastro epocale su quel territorio, e si sta lavorando su più fronti con varie alternative. Da un lato c'è l'ipotesi pista, che è già pista che poi diventerà anche una viabilità definitiva, è auspicato questo con una convenzione siglata in Regione poco tempo fa, con i lavori che dovrebbero iniziare, ci auguriamo, a breve. Dall'altro lato si sta lavorando anche a ipotesi, diciamo, di bypassamento di quel rio, alternative al ponte sul Rio Bavera, perché quella del ponte Rio Bavera è una questione, diciamo, storica, endemica. Sappiamo tutti che era stato chiuso per addirittura 10 anni, oggi è il problema perché diventa l'unica fonte, diciamo, via di accesso, però quel ponte, non me ne voglia nessuno, ha sempre creato delle problematiche. Dopo un territorio, dopo che il territorio è stato sconvolto e violentato dall'ultima alluvione, la struttura stessa del ponte, ce lo dicono i tecnici, lo hanno detto in una conferenza dove erano presenti tutti i responsabili degli enti che ho citato prima e che hanno condiviso queste conclusioni dei tecnici, non dà più una sicurezza nel caso in cui ci fossero delle piogge forti. La titolare di un allevamento di ovini e caprini di Dego in Val Bormida ha denunciato un attacco di lupi ai suoi animali. L'episodio si sarebbe verificato giovedì notte e 11 animali sono stati uccisi e altri 22 sono invece rimasti feriti. Fra l'altro, l'allevatrice era stata autorizzata a vendere i suoi formaggi a partire dal 25 settembre e oggi si ritrova così doppiamente in difficoltà. La Lega Nord ha celebrato la sua festa provinciale a Imperia, alla presenza di tutti gli assessori regionali del Carroccio. I temi della serata sono stati scanditi dal segretario provinciale Giulio Ambrosini e dal segretario regionale Edoardo Rixi, che hanno puntato l'attenzione sulle prossime elezioni politiche e sul rinnovo del Consiglio Comunale Imperiese. Vediamo. Ambrosini, segretario provinciale della Lega Nord, che ha fatto un po' da padrone di casa per questa, la possiamo definire un po' una rimpatriata della Lega anche in vista delle prossime elezioni, un ritrovarsi? È un ritrovarsi, queste manifestazioni servono per ritrovarci, per trovarci tutti insieme, come ho detto in apertura, dall'estremo ponente fino al Golfo di Anese, per ritrovarci, per compattarci, perché siamo prossimi a due importanti scadenze elettorali, sia quelle politiche a febbraio sia quelle amministrative che saranno a aprile e maggio. Quindi insomma la Lega ricomincia a ragionare dalla base, a incontrare la gente, a incontrare i suoi sostenitori, quelli di sempre, magari cercandone anche qualcuno nuovo. Ma sì, ma noi abbiamo ultimamente, io guardo mensilmente le adesioni che abbiamo, il tesseramento, in poche parole guardo il tesseramento e vedo che sia da Ventimiglia che da Diano Marina abbiamo tutti i mesi un incremento di tessere dal 2015, 2016, 2017. E parecchia gente giovane, parecchi professionisti, abbiamo un afflatto che prima non avevamo. Edoardo Rixi, assessore regionale, ma in questa occasione soprattutto segretario regionale nazionale della Lega Nord per la Liguria, ha cercato anche un suo vice in questo territorio di Ponente. Insomma, la Lega che guarda con attenzione, al di là della festa di oggi, al territorio imperiese. Sì, noi crediamo in questo momento che la prospettiva deve essere quella di creare a Imperia, sia nella città di Imperia che in tutta la provincia, delle maggioranze che siano omogenee con la maggioranza regionale. Abbiamo delle prossime scadenze elettorali importanti in provincia, Imperia, Bordighera, Valle Crosia, ma anche delle elezioni nazionali dove la Lega si propone come partito guida della coalizione. Quindi per noi è fondamentale in questo momento non solo serrare i ranghi, ma far capire a tutti i cittadini, a tutti quelli anche che ci voteranno alle elezioni politiche, l'importanza di spendersi sulle amministrazioni, perché la Liguria deve essere protagonista in provincia di Imperia, sulla città di Imperia, ma anche a livello nazionale. Quindi abbiamo rafforzato la nostra dirigenza in ambito locale, stiamo cercando persone da candidare nelle nostre liste con un progetto di portare avanti un progetto di sviluppo su una provincia che è bellissima,
che ha grandi prospettive anche di crescita e di sviluppo non solo nel settore turistico ma anche grandi emergenze, vuoi ricordare quella col confine con la Francia, con la situazione Ventimiglia, i problemi dell'entroterra, la situazione geologica, ma anche i problemi su Imperia, ad esempio la situazione post-Agnese, che bisogna riempirla di contenuti con nuove aziende che vengano e assumano sul territorio, quindi c'è un grandissimo lavoro da fare dove bisogna creare alleanze non per spartirsi il potere ma per dare sviluppo a un territorio che ne ha bisogno perché è bellissimo e quindi spesso anche gli stranieri non riescono a capire come mai questo territorio non riesca a dare occupazione alle nuove generazioni. Alla festa della Lega Nord a Imperia era presente anche una delegazione di Forza Italia con il coordinatore cittadino Antonello Ranise e la capogruppo in consiglio comunale Piera Poilucci. Ranise ha ribadito l'importanza dell'unione del centrodestra. È un alleato cruciale, ma è un alleato con cui noi abbiamo rapporti storici. C'è una delegazione di Forza Italia che vede, oltre alla mia presenza, anche quella del capogruppo Piera Poilucci e altri simpatizzanti. Io penso che sia un'occasione importante anche per mantenere i rapporti che già ci sono, molto proficui, per sottolineare uno schema che è stato vincente in tutta la Liguria, che è quello che il presidente Totti è riuscito a portare a vincere non solo a Savona ma quest'anno a Genova e a Spezia, quindi credo che sia più che naturale una presenza nostra a sottolineare l'amicizia, a sottolineare l'idea di costruire insieme un centrodestra vincente e che sono sicuro sarà importante portare anche alle prossime comunali, dove la gente ci chiede di stare insieme, dove credo avremo modo di vederci, di confrontarci per trovare non solo un programma comune forte ma anche un candidato condiviso forte. I carabinieri forestali del comando stazione di Albenga hanno sequestrato un cantiere in via Carendetta di Ceriale, dove è in corso la realizzazione di una casa e di magazzini interrati. Stando a quanto accertato dai militari, infatti, la casa era stata costruita abusivamente attraverso la creazione di un'azienda agricola fittizia, per sfruttare così una deroga al piano regolatore, denunciati oltre alla titolare anche due noti professionisti. Ladri di grondaie in manette ad Alassio. Due 31enni disoccupati e residenti nell'Albenganese sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile e devono rispondere di furto aggravato. La coppia si era introdotta nella scuola materna San Francesco per rubare alcune grondaie in rame ed è stato appurato che anche il giorno prima i due avevano compiuto un altro furto nello stesso plesso scolastico alassino. Come annunciato, sono scattate oggi le modifiche alla viabilità in viale Matteotti a Imperia. Quella che fino ad oggi era la corsia preferenziale per i mezzi pubblici, ora potrà essere utilizzata da tutti coloro che svoltano verso viale Rimembranze. Sentiamo. È scattato oggi il piano sperimentale di cambio della viabilità in viale Matteotti a Imperia. Così come era stato annunciato dal sindaco Carlo Capaci, l'esperimento avrà una durata di 3 mesi e in questo periodo quella che fino a ieri era una corsia preferenziale per i mezzi pubblici potrà essere impiegata anche da coloro che svoltano a destra per dirigersi in viale Rimembranze. In questo modo il comune ritiene di snellire notevolmente la coda che si forma soprattutto in determinati orari verso Porto Maurizio. La corsia preferenziale resterà naturalmente accessibile come in passato anche a moto, taxi e bus, anche se intendono proseguire diritto. In pratica, ai mezzi che la percorrevano in precedenza si aggiungeranno soltanto i veicoli diretti verso Piazza Roma e Artallo. Inoltre, in questo modo potranno essere rivisti gli attraversamenti pedonali. Durante i 3 mesi di sperimentazione, la Polizia Municipale compierà rilevamenti del traffico per verificare se la modifica possa diventare permanente o se sarà necessario un dietrofront. I marinai della Capitaneria di Porto di Imperia proseguono l'attività di sorveglianza e controllo su tutto il territorio. Negli ultimi 15 giorni del mese di agosto sono stati effettuati 30 controlli su unità da diporto e un centinaio di controlli a terra sia in ambito portuale che presso stabilimenti balneari. I militari hanno elevato diverse sanzioni amministrative per un totale di 5.700 euro. Il comune di Imperia ha affidato a una ditta del capoluogo un intervento di manutenzione per il nuovo museo navale. Si tratta di lavori che riguardano l'impianto di condizionamento e riscaldamento. Vediamo.
Sarà la TGK di Riccardo Piccioli di Imperia a occuparsi degli interventi di manutenzione dell'impianto di climatizzazione del nuovo Museo Navale del Capoluogo. È arrivato l'ok da parte del Comune per l'affidamento del servizio. Tra l'altro l'impianto di climatizzazione era stato realizzato in occasione degli interventi sul fabbricato nel 2005 e non è entrato regolarmente in funzione negli anni successivi alla sua realizzazione. Il Comune, vista l'urgenza dei lavori e il valore economico dell'intervento, ha deciso per un affidamento diretto, accogliendo il preventivo di spesa presentato dalla ditta TGK SAS con sede in via Nazionale Imperia, che fra l'altro è già manutentrice delle centrali termiche comunali. L'importo previsto per la risistemazione e messa in funzione dell'impianto di climatizzazione del Museo di Borgo Marina è di 1.220 euro. Ci fermiamo solo un istante, restate con noi, a tra poco. La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato il regolamento per gli artisti di strada. Si tratta di modifiche rilevanti dopo le recenti polemiche sollevate dopo la multa al clarinettista Marco Fusi e all'esibizione non gradita del noto violinista Davide Laura. Nel documento viene riconosciuta l'arte di strada quale fenomeno culturale. Il servizio. La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato il regolamento per gli artisti di strada. Si tratta di modifiche rilevanti dopo le recenti polemiche sollevate dopo la multa al clarinettista Marco Fusi. Nel documento viene riconosciuta l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le forme espressive. Viene intesa la libera espressione artistica senza l'emolumento di un corrispettivo, potendo raccogliere però libere offerte. Invece sarà vietata la vendita diretta di CD. Saranno proibite esibizioni con fiamme d'armi con minori di 16 anni se non accompagnati da una persona adulta, così anche quelle con animali vivi o imbalsamati e da gruppi con più di 8 componenti. È inoltre necessario presentare la comunicazione al Comune usando la modulistica in dotazione con le definizioni specificate e non potrà esibirsi per più di 10 giorni all'anno in più punti ed ogni postazione per un periodo di tempo non superiore alle 2 ore, mentre i cantanti e i musicisti non potranno superare i 30 minuti. Gli orari sono fissati dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, ma nel periodo estivo 15 giugno, 15 settembre si potrà andare avanti fino alle 22:30. Ovviamente le esibizioni non dovranno essere di intralcio agli spazi pubblici né di fronte alle chiese e alle banche nei giorni feriali e nemmeno a sedi di forze dell'ordine, pronto intervento, di culto, politica ed altro. Le attività artistiche dovranno essere eseguite rispettando le norme di inquinamento acustico e dovranno mantenere libero accesso agli esercizi commerciali, edifici pubblici e privati. Non potranno impedire inoltre la visibilità delle vetrine e dovranno mantenere pulizia e decoro del suolo. Sarà consentito il trucco del viso, ma a condizione di un'immediata, se richiesta, esibizione dei documenti. Inoltre, più artisti nella stessa zona dovranno sistemarsi a non meno di 100 metri l'uno dall'altro e non sarà consentito nessun tipo di impianto di amplificazione. In caso di pittori che utilizzano pitture spray, queste dovranno utilizzare bombolette ecologiche e non tossiche. Le aree occupate non sono sottoposte a disposizione di suolo pubblico, ma non dovranno superare i 6 metri quadri e alla fine l'artista deve ripristinare pulizia e decoro del suolo. Per chi non osserverà le nuove disposizioni, la sanzione potrebbe salire fino a 150 euro. No alla tassa di soggiorno, sì ad una microtassa per sostenere le attività legate al mare. Il comune di Laigueglia apre una strada completamente nuova, ma chiede un confronto con gli operatori commerciali e turistici per arrivare ad un obiettivo condiviso. Al più presto sarà convocato un tavolo allargato a tutte le associazioni di categoria per discutere insieme quale strategia migliore adottare. L'imposta si inserirebbe in un patto condiviso su scala regionale o almeno per categorie omogenee e soprattutto l'incasso così ottenuto dai singoli comuni sarebbe reinvestito al 60% per la promozione, la comunicazione e il marketing turistico e al 40% per il decoro urbano e gli eventi. Si è svolto ieri al Passo della Mezzaluna a Arezzo il primo raduno Cacciatori, un pranzo che ha riunito appassionati di caccia e della natura organizzato dall'associazione Amici Cacciatori della zona Alpi. Sentiamo.
Una giornata conviviale all'insegna dell'allegria e del divertimento si è svolto ieri al Passo della Mezzaluna a Rezzo il primo raduno cacciatori, un pranzo che ha riunito appassionati di caccia e della natura per mangiare e raccontarsi storie e ricordi di caccia. Un'occasione per stare insieme e condividere una passione profonda e antica che coinvolge giovani e meno giovani, organizzata dall'Associazione Amici Cacciatori della Zona Alpi. Un modo per celebrare questa sana passione trasmessa di padre in figlio per generazioni, che ancora continua a coinvolgere i ragazzi e insegna loro l'amore e il rispetto per il territorio. È infatti delle nostre bellissime zone che si prendono cura i cacciatori, un aspetto questo a cui spesso non si pensa. Una giornata quindi in cui si è festeggiato insieme in prossimità dell'apertura imminente della stagione venatoria. Protagonista anche la musica che ha accompagnato l'intera giornata, un'iniziativa perfettamente riuscita per l'associazione Amici Cacciatori della Zona Alpi. Tantissimi fedeli accorsi ad Arenzano per i festeggiamenti del Bambino Gesù di Praga, un culto antico che non smette di emozionare ogni anno. Vediamo. Grande partecipazione di fedeli nel fine settimana ad Arenzano per i festeggiamenti del Bambino Gesù di Praga, custodito dai frati carmelitani. Una devozione antica, iniziata a Praga nel 1500, quando i frati ricevettero in dono dalla principessa Polissena una statuetta fin da allora legata alla concessione di grazie. Una devozione che si rinnova ogni anno nel cuore dei genovesi che giungono ad Arenzano per il tradizionale bacio a Gesù Bambino. Nel pomeriggio di ieri tantissime le famiglie accorse sul piazzale della Basilica per ricevere la benedizione dei bambini dal vescovo di Savona, Monsignor Marino. Le confraternite con gli storici e imponenti crocifissi hanno aperto la processione per le vie di Arenzano e gli alpini hanno portato in trionfo la cassa infiorata per un tragitto lungo 2 chilometri fino al porto di Arenzano, dove la statua del Bambino di Praga è stata imbarcata per la successiva benedizione delle barche. Durante la notte il santuario è rimasto aperto per una veglia di preghiera tra canti e meditazioni. Si tratta della 109esima edizione di una festa di fede che ogni anno, il primo weekend di settembre, emoziona sempre i cuori di tutti. Durante le celebrazioni per la festa di Gesù Bambino, un momento molto bello e molto sentito è la benedizione dei bambini. Benedire vuol dire proprio augurare cristianamente il bene e soprattutto per i bambini una crescita serena, con dei valori, con degli ideali, con la fede in Gesù. E la benedizione proprio vuole essere un segno che timbra, ecco, questa buona volontà dei genitori e li accompagna nel loro compito educativo. Da dove viene, signora? Da Genova. Genova milanese. Desio. Cesano Maderno. Vengo da Taranto, provincia di Taranto, Crispiano. È la prima volta che viene ad Arenzano? Sì. Perché qui oggi? Sono venuta per onorare Gesù Bambino di Praga perché ho fatto dono al Bambino di Praga di questo vestito, l'ho confezionato io con le mie mani. È una maniera per dirgli grazie per la sua vicinanza a me, alla mia vita, alla mia famiglia. Con la vittoria 1-0 in finale contro il Torino, il Genoa di mister Luca Chiappino si è aggiudicato la vittoria del 59esimo torneo internazionale Carlins Boy di Sanremo. Niccolò Rovella è stato eletto miglior giocatore. Vediamo. Con la vittoria 1-0 in finale contro il Torino, il Genoa di mister Luca Chiappino si è aggiudicata la vittoria del 59esimo torneo internazionale Carlin Boys, un'edizione particolarmente emozionante che ha visto tutte le squadre partecipanti impegnate in una settimana di grande calcio giovanile al comunale di Sanremo. Nella finalissima di ieri i rossoblu genovesi si sono impegnati grazie alla rete di Patrizio Masini al 36esimo e alla loro capacità di amministrare il risultato nonostante un Torino coraggioso e voglioso di recuperare lo svantaggio. Nella finale, per il terzo e quarto posto, l'Inter di mister Andrea Zanchetta ha superato con un netto 5-0 l'Entella, grazie alla doppietta di Fonseca e alle reti di Mariani, Esposito e Rossi.
Emozionante e particolarmente gradite le due cerimonie di premiazione che hanno visto la partecipazione del presidente del torneo, Renato Bersano, dei vertici provinciali e regionali della FIGC, dell'assessore regionale al turismo Gianni Berino e l'assessore allo sport del comune di Sanremo Nocita e degli organizzatori del torneo. In particolare la premiazione della finale per il terzo e quarto posto ha permesso alla Sanremese di presentare in anteprima le nuove maglie da gioco. Durante la premiazione è stato anche riconosciuto il titolo di miglior giocatore del torneo a Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa. Il premio Fair Play è andato al mediano Cristian Fossati, sempre del Genoa, mentre il premio Duccio Melani all'attaccante del Torino Odigiu Beccone, autore di una tripletta in semifinale. Premiato anche il giocatore più giovane della finale, il difensore del Torino Massimo Tesio. Miglior portiere è stato Alessandro Russo del Genoa e miglior allenatore il mister dei rossoblù Luca Chiappino. Si è chiusa così l'edizione che ha segnato il gradito ritorno del torneo internazionale Carling Boys nel panorama calcistico locale. Un appuntamento che ha portato in città squadre di fama nazionale e internazionale per una settimana di grande calcio con una formula tutta nuova per dare nuova luce a un torneo che ha appena festeggiato i suoi 70 anni guardando al futuro. Adesso uno sguardo ai vie eventi e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei fiori. Fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. Sentiamo il quadro meteo dei prossimi giorni con Arpal Meteo Liguria. Domani, martedì 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso. Lo sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui versanti padani durante il pomeriggio potrà essere associato a isolati rovesci, più probabili a ponente. Dalla sera aumento delle nubi basse in arrivo dal Ligure. Umidità su valori medi. Venti inizialmente deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Dopodomani, mercoledì 6 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso, con locali schiarite più probabili a ponente. Nel corso del giorno ci attendiamo piogge sparse e locali rovesci sui versanti padani di Levante e sullo Spezzino. In serata possibili temporali su Alpi Liguri. Umidità su valori alti. Venti in rotazione ciclonica, deboli da sud-est su centro Levante, da est e nord-est a ponente. Mare mosso. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.